Cagliari, capoluogo della Sardegna, una città ricca di storia, cultura e tradizione, si estende su un'area di 85 km quadrati e conta 154.000 abitanti. Il patrono Saturnino è stato un cristiano martirizzato sotto Diocleziano, vissuto intorno al III secolo d.C. Si festeggia il 30 ottobre e le sue spoglie sono conservate nella cattedrale dedicata alle sante Maria Assunta e Cecilia. E qui vi racconto un aneddoto. Il 12 ottobre 1621 furono ritrovate le reliquie che furono trasferite nella cripta della cattedrale. In quell'occasione l'arcivescovo di Schivel spostò la data del martirio al 30 ottobre. La chiesa si presenta come un connubio di diversi stili artistici e custodisce 7 secoli di memorie storiche della città. Cosa da vedere in città? Vi ho parlato prima della cattedrale, proseguiamo in questo tour ideale con la spiaggia del Poetto, 7 km di spiaggia bianca affacciata sul Golfo degli Angeli. Praticamente il mare è in città. Proseguiamo con la Torre dell'Elefante, 30 metri di altezza, eretta nel 1307, fu definita dal sovrano Carlo V una delle migliori opere militari d'Europa. Bastione Saint-Rémy prende il nome dal primo viceré piemontese, il barone appunto di Saint-Rémy, piazza fortificata con vista panoramica nel cuore della città vecchia, ricca di bar e locali notturni. Cittadella dei Musei, complesso museale che propone i più importanti documenti e reperti storici della Sardegna nel quartiere Castello. Palazzo Reggio, edificio aragonese del XV secolo situato nella suggestiva piazza Palazzo, quartiere Castello. Castello di San Michele, di epoca bizantina, si trova su uno dei punti più alti della città. Anfiteatro di Cagliari, arena romana del II secolo d.C., ospitava lotte di gladiatori. Villa Tigellio è una villa romana del I secolo d.C. Parco di Molentargius, una riserva naturale che si estende su un territorio di 1600 ettari, popolata dai fenicotteri rosa. La sua storia è legata alle saline, il suo nome deriva da Is Molentargius, i conduttori di asini che venivano usati per trasportare il sale. Su Molenti in sardo significa appunto asino. Chiudiamo con una meraviglia del paesaggio, la Sella del Diavolo. Un promontorio che domina il Golfo degli Angeli offre una vista mozzafiato sulla città. Sorge nella zona sud e separa la spiaggia del Poetto da quella di Cala Mosca. All'origine del nome vi è una leggenda secondo la quale i demoni, capeggiati da Lucifero, rimasero impressionati dalla bellezza del luogo e tentarono di impadronirsene. Dio mandò per contrastarlo le sue milizie al comando dell'arcangelo Gabriele. Durante la battaglia, Lucifero fu disarcionato da cavallo e perse la sella che, cadendo sulle acque del golfo, si pietrificò, dando origine al promontorio. Per converso, il tratto antistante la sella del diavolo si chiama Golfo degli Angeli. Sant'Efisio, un altro santo protettore di Cagliari, nasce in Antioca nel III secolo d.C. e si festeggia il 15 gennaio, che è il giorno della nascita secondo la tradizione, e il 1 maggio, appunto, lo scioglimento del voto. È stato un martire cristiano sotto Diocleziano. Il suo culto è molto diffuso nel sud della Sardegna, dove subì il martirio. Una breve cenno su quella che è la sua conversione. Rimase orfano in giovane età del papà e decise di arruolarsi nell'esercito imperiale e quindi si trovò a combattere quelli che sono i cristiani. Si trasferì con l'esercito, al seguito dell'esercito, in Italia e la leggenda narra che durante una notte gli apparve una croce che risplendeva fra le nuvole mentre osservava questo fenomeno straordinario. La voce di Gesù gli rimproverò la persecuzione. Dopo questo episodio, il giovane si convertì lasciando l'esercito. Questa è la storia di Sant'Efisio. Dopo partita, diciamo un po' caotico perché si è cenato, ma noi non parliamo della partita, ne abbiamo già parlato. Con Mauro Mannoni, che è dirigente responsabile del Cuscagliari sezione basket ormai da 6 anni, vorrei parlare invece del Cagliari, di Cagliari città, città del basket, io l'ho sempre chiamata perché dai,
già dal 1970 c'erano un sacco di squadre in Serie C, Serie B, insomma un campionato nella città. Beh, vai, Cagliari, allora il palazzetto di Cagliari che ha ospitato, diciamo, tutta la storia, è nato nel 1968, il stesso anno in cui sono nato io, quindi nella storia del basket cagliaritano nasce allora col Bri Cagliari e tutta la sua bella carriera, diciamo. Diciamo che era più facile, tanti derby e si giocava lì, adesso invece diciamo siete rimasti in due, voi e Selargius, che di Cagliari insomma è vicino ma non è Cagliari. Sì, noi abbiamo iniziato un bel progetto dal 2016, crediamo nel lavoro, crediamo nella serietà, crediamo nell'impegno, il nostro è un certo universitario sportivo per cui molto spesso lavoriamo con atlete che sono anche studentesse e anche laureate, quindi è un obiettivo importante per il nostro centro coniugare sport e studio. Purtroppo devo dire che a noi il Covid ci ha danneggiato in maniera particolare, perché questi due anni di scarso lavoro purtroppo si stanno sentendo. Ciò nonostante, con l'impegno, con la convinzione, con la serietà, oggi abbiamo giocato la partita di playoff di promozione, quindi devo dire che il progetto di crescita comunque stiamo riuscendo a portarlo avanti. Certo, e poi sentiremo Caldaro, diciamo che è l'universitaria che si è laureata in questi 5 anni a Cagliari. Assolutamente, Eugenia è arrivata nel 2017, ha sposato il nostro progetto, si è laureata e adesso si sta anche specializzando. Ma anche Giulia Prosperi è venuta 2 anni fa proprio per seguire un corso di specializzazione particolare che c'è solo a Cagliari e in altre 3 città d'Italia. Quindi a conferma di quello che ho detto prima, le ragazze vengono da noi sia perché comunque c'è un ambiente molto favorevole e si sta bene, ma anche perché riescono a portare avanti i loro progetti di vita, che non possono essere solo quelli del basket a questi livelli. Certo. C'è il detto, vedi Napoli e poi muore e poi ritorna, insomma non vai più via, ma pure da Cagliari è difficile andare via. Beh sì, abbiamo, passami il termine, abbiamo delle lungodegenti, tipo i Castrulli, Eugenia Caldaro, ma anche Anna Liubenici, cioè avere una straniera per tre anni di seguito nella stessa squadra. Parte, in più sei anche accasata perché sei fidanzata con un sardo, quindi voglio dire, noi... evidentemente da noi si sta bene, diciamo, facciamo una sintesi, evidentemente sì. A Cuscagliari si sta bene. Sì, sta bene a Cuscagliari e a Cagliari, ecco. Poi a Cagliari e anche a Cuscagliari, esatto. Diciamo così, sono contenti tutti. Diciamo dai. Così, esatto. Allora, quest'anno playoff, torniamo al basket, però che c'è dietro questa prima squadra? Ma dunque, quest'anno playoff, e ripeto, non era un nostro obiettivo specifico. Ci piace però dire che a questo punto ci siamo arrivati meritatamente e vogliamo giocarci tutte le chance. E questo è, comunque noi lo prendiamo come una crescita, per cui è un risultato non casuale che ci ha messo comunque in una sorta di elite, e noi ce lo godiamo fino in fondo, onorandolo in tutti i sensi, nell'impegno e nella qualità del basket che stiamo cercando di esprimere. Contemporaneamente stiamo portando avanti dei progetti importanti anche nel settore giovanile, che è importante. L'anno prossimo è probabile che ci saranno delle grandi novità, perché ci hanno finanziato un progetto importante extracomunitario, quindi probabilmente riusciremo a fare un gruppo di interesse molto importante, portando anche delle ragazze da fuori. Bene, noi siamo da far crescere e da formare. Noi stiamo sempre pronti a vedere queste novità, ma soprattutto a tornare appena possibile in Sardegna e a Cagliari. E noi con la nostra ospitalità che ci caratterizza vi accoglieremo a braccia aperte. E noi saremo molto vicini a breve. Diciamo. Grazie. Eugenia Caldaro, che è la massima espressione per quanto riguarda studio e sport, laureata in psicologia, adesso sta specializzando sempre in questa difficile disciplina, i famosi strizzacervelli, diciamo del cinema, e ce n'è sempre più bisogno, c'hai ragione, perché non manca occasione per poter avere qualche ausilio, e quindi questa è un po' la situazione. Allora, come va a Cagliari il
stare a Cagliari, perché tu sei invece di Vicenza. Vicenza, sì. Quindi. Beh, Cagliari diciamo che mi sono trovata bene fin da subito, ma sicuramente ha giocato un ruolo importante la società, perché è una società in cui si sta veramente molto bene, che puntano alla crescita personale soprattutto, oltre che certo cestistica. E infatti l'obiettivo di questa stagione, che in realtà non era un vero e proprio obiettivo, ma quello che siamo riusciti a centrare, cioè playoff, è stato veramente l'apice di un percorso che è iniziato 5 anni fa appunto, e che adesso è arrivato al culmine, che vogliamo giocarci fino in fondo. Ti ha preso la matricola universitaria, adesso sei laureata e specializzando. Quindi. Esatto, sì. Certo. Il tuo obiettivo è rimanere a Cagliari per studio, ma anche per sport. Il mio obiettivo è stare bene, certo, e poi si vedrà quello che succederà. D'accordo, certo. Ti ringrazio. Grazie a voi. Passiamo invece all'aspetto tecnico, al vice allenatore Andrea Ghiani del CUS Cagliari. E intanto, da dove arrivi? Io sono di scuola cagliaritana soprattutto, quindi ho fatto le giovanili a Cagliari e i primi passi sono stati proprio nella società in cui ho fatto le giovanili, la Generusi si chiama così. Sì. Poi ho fatto appunto i primi corsi di allenatore, una carriera soprattutto nelle giovanili, e poi ho cominciato ad avere prime squadre in Serie C e in Serie D maschile. Ho allenato anche una Serie B nazionale femminile e poi ho cominciato a collaborare con Federico, prima alla Virtus e poi da qualche anno al CUS Cagliari, dove avevo collaborato con lui parzialmente, ma ora in maniera continuativa. Allora, io vi faccio un'altra domanda, che non c'entra niente il basket. Voglio capire, perché si sta così bene a Cagliari? Cagliari sicuramente è un paradiso, chiunque, soprattutto tra le mie amicizie d'oltremare, rimane veramente colpito dalla, come possiamo dire, dalla dimensione proprio che ha questa città, che è accogliente, che è carina, che ha pochi monumenti da vedere, però ha una vitalità notturna anche, insomma, molto accattivante. Ovviamente ha un mare a 5 minuti a piedi dalla propria abitazione. È una città a misura d'uomo, quindi ci si trova bene perché è proprio pacifica ed è quanto di meglio effettivamente si possa avere, secondo me, soprattutto in un'isola che poi è tutta da scoprire. Cagliari può essere un punto fermo per raggiungere le varie destinazioni. Bene, questo CUS Cagliari cosa gli manca per primeggiare? CUS Cagliari abbiamo visto oggi che la nostra difesa è una difesa forte, che lascia mette in difficoltà le avversarie e lascia pochissimi spazi alle realizzazione dell'avversario. C'è voluta una giocatrice di grande esperienza e di grande mano come Bove per riuscire a portare la partita a San Giovanni Valdarno. Noi forse qualche canestrino di più avremmo dovuto farlo, soprattutto nel primo tempo, però c'è una grande volontà. 9 a 6, un po' impietoso per tutte e due. Diciamo che la nostra difesa costringe tutte le avversarie a rimanere ad un punteggio così basso. Purtroppo anche le nostre mani dovrebbero fare qualche canestro di più. Questo non è successo oggi, però di sicuro con qualche canestro in più la partita l'avremmo portata a casa, non solo oggi ma anche in altre occasioni. Sì. Ci manca un pochino di precisione al tiro, ma ci si lavora, il gruppo è compatto, quindi va bene così. Dai. Questo è, sì. No, ma noi siamo molto contenti della prestazione, ci mancherebbe altro. Giocavamo contro la prima in classifica, noi comunque siamo arrivati grazie a un tiro da tre di Presson, quindi di una loro giocatrice ai playoff, siamo stracontenti. La prestazione c'è stata, adesso vediamo mercoledì in casa nostra cosa verrà fuori. Grazie. Prego.
Parliamo con Erika Striulli, che è il capitano e simbolo di questo Cus Cagliari, e andiamo a capire e vedere dal suo punto di vista quanto è bella Cagliari e perché si sta bene. Che vivere in Sardegna è una cosa da privilegiati, secondo me, anche se molte persone hanno un po' il deficit, diciamo, del vivere in isola, però oggettivamente con i mezzi di trasporto moderni, insomma, è tutto molto più semplice. La Sardegna, per quel che mi riguarda, tutta, al di là del vivere a Cagliari, che comunque considero una città a misura d'uomo ed è quello che piace a me, ma la Sardegna ha di bello che ha posti, luoghi, terre ancora, come posso dire, non intaccate dalle città, certo. Quindi natura vera, natura grezza, dove ci sono dei pezzi di terra in cui la natura ha vinto, no, con l'uomo per adesso. Certo. È la parte più bella, secondo me, è proprio quella. Che sta proprio dentro Cagliari, una delle oasi naturalistiche più belle, gli stagni e i cigni che girano insieme, sì, agli eri. Sì, ma c'è... c'è il Poetto e poi c'è tutta quanta la parte con la laguna, con i fenicotteri rosa. È già per una persona non abituata a vedere un paesaggio del genere, insomma, è già impattante, però di fatto poi per chi ci vive, avere il privilegio di poter osservare tutte le coste sarde, ma anche l'entroterra sardo, è veramente, è un po' come vivere, come io la chiamo sempre l'isola che non c'è, è un po' come vivere veramente dentro ad una fiaba. Concordo. 52 anni di Sardegna io e ancora ci ritorno, quindi cioè, io chi va troppo lontano non lo capisco. Comunque, detto questo, parliamo del Cus Cagliari, quindi come evento, come società che pensa anche, oltre che a giocare, a far giocare anche alle proprie ragazze. Abbiamo parlato con Caldaro, che è quella che, diciamo, è l'espressione massima di chi è arrivato a Cagliari per studio, si è laureata, si sta specializzando, e quindi sì. Tu sei già una dottoressa da qualche anno, però diciamo, raccontaci anche questo lato del Cus Cagliari, quello di pensare anche a un futuro per le proprie ragazze, insomma, o di far venire in Sardegna gente che vuole fare questo discorso. Ma guarda, va da sé che rappresentando un centro universitario, insomma, non c'è solamente la parte sportiva, ma c'è anche la parte umana, no, dell'atleta. Per atlete di 20, 21, 22, 23, 24 anni, si spera, no, che al giorno d'oggi la parte umana comprenda sempre lo studio, che poi aiuterà per il post pallacanestro. Guarda, ti dirò che quasi tutte le compagne di squadra che ho avuto in questi 4 anni a Cagliari erano o impegnate con lo studio o comunque già dottoresse impegnate a specialistiche, master, eccetera, eccetera. Per cui c'è sempre stata un'attenzione, anche se in realtà non è l'attenzione di per sé sullo studio, ma l'attenzione alla persona, perché poi si va un pochino oltre, no? Quindi l'attenzione alla serietà della persona, che può essere studente, può anche non essere studente, non è tanto quello il punto. È l'idea di far parte di un progetto, di sentirsi parte di un progetto in cui l'aspetto umano viene messo al primo posto da parte di tutti. E quindi vengono ricercate proprio delle doti, delle qualità umane in primis, anziché a livello tecnico. Certo. Chiaramente per chi organizza sport e studio, e non è cosa da tutti, perché insomma nel corso della mia esperienza sportiva ho visto anche atlete che si allenavano e basta, e la restante parte del loro tempo la passavano guardando film o guardando il soffitto, per cui già un atleta che
si impegna a livello sportivo e che contemporaneamente porta avanti un percorso di studi, dà un'idea di persona in grado di organizzarsi, con degli obiettivi, con delle passioni, con spirito di sacrificio, e non è cosa da poco. No, sicuramente no. Dottoressa Streulli, lei arriva da Venezia, quindi sì, un'altra città stupenda per altri aspetti, ma stupenda, certo, stupenda sempre. E hai una grande passione che sta diventando un lavoro, quella degli animali, dei cani soprattutto. Ce ne vuoi raccontare una piccola parte? Da 4 anni lavoro nel settore cinofilo. Quindi ho affiancato, i primi anni di sport sono stati sport e studio anche per me, poi una volta laureata in economia e commercio ho preso anche altre strade, e una di queste strade è stata la strada cinofila, che da qualche anno è diventata un lavoro a tutti gli effetti, quindi prima avevo lo studio... Ti consente di stare a contatto con la natura, poi tra parentesi. Sì, è una cosa che mi appartiene, che mi rispecchia molto. È un tipo di lavoro che sto coltivando e che sento mio e azzardo. Sento molto più mio questo lavoro, probabilmente anche rispetto a quello sportivo. È un vestito, quello dell'addestratore cinofilo, che mi sento cucita addosso e mi sento molto più comodo rispetto a quello da atleta, a dirla proprio con grande serenità e con grande onestà intellettuale. Quindi in questo momento della mia vita mi sto gestendo in due lavori comunque bellissimi, perché sia la parte sportiva sia la parte cinofila, insomma, sono lavori di alto profilo morale, io li ho sempre considerati tali, che mi consentono di fare delle mie passioni in questo momento il mio lavoro. Portare avanti due lavori non è stato sempre facilissimo, non è sempre facile, perché ricordo che comunque quando studiavo e giocavo arrivavo al sabato sempre fresca per le partite. Adesso con il doppio lavoro, considerato che lavoro molto anche il sabato e la domenica, fisicamente si fa un po' più fatica. Bene Erika, io volevo chiudere con te una piccola chiosa raccontando i tuoi amici più cari, cioè i tuoi quattro zampe a te vicino. Ce ne hai due. 30 secondi. Beh, guarda, ho il mio segugio che ormai mi accompagna da 10 anni e è arrivato nella mia vita al mio primo anno di Serie A e l'ho preso proprio in Sardegna 10 anni fa qua, precisamente ad Alghero, quindi comunque anche lui è collegato alla terra sarda, e da poco ho preso un pastore belga di un anno che mi accompagna nella vita di tutti i giorni, ma anche dal punto di vista lavorativo, visto che il mio segugio ormai a 10 anni ha la sua meritata pensione. Certo, insomma, quindi ti diletti col pastore belga. Sì, dai, in questo momento dal punto di vista lavorativo la mia super compagna è diventata questa femmina di pastore belga. Che si chiama? Si chiama Auri. Auri. Vabbè, quindi è quello che tu poi stai facendo il brevetto per addestratore di pastore belga, per cui diciamo tutto tu. Sì, sto cercando di specializzarmi in questa razza, che è la razza che più mi rappresenta e che più sento mia. Dopo chiaramente si impara a lavorare con tutti i cani, ma non tutti sono uguali. Certo. Il pastore belga è la razza che sento più mia.